è eh, recentissima la notizia che avevate indetto una gara insomma, mondiale ha vinto BBDO, Faradab e eh, Italiano però per il mondo l'intento è quello di eh, spingere la comunicazione spingerla sia come design ma anche proprio portare il consumatore finale anche in Europa, anche in Italia dove magari invece fino ad oggi ci si è più rivolti al consumatore business a scegliere una delle vostre caldaie perché? Perché fa bene alle tasche <ride> e per efficienza ecco, come, quando vedremo questa svolta, come la, la state accompagnando che periodo vi siete dati insomma, per cambiare poi una mentalità? Perché sino oggi insomma, nessun privato si preoccupava della brand della propria caldaia. Ma noi diciamo che nei paesi eh, dell'Europa, come in Italia, la percentuale di utenti che decide la caldaia è molto bassa, ma è in crescita. Noi vogliamo contribuire a questa crescita, affermando il brand Ariston come un brand importante per il comfort termico, quindi caldaie e scaldacqua facciamo comunicazione, la faremo già quest'anno in Italia, in altri paesi e diciamo è un trend di medio periodo, non le so dire quando cambieranno le cose, sono sicuro che cambieranno. Tra l'altro avete annunciato ecco che per riuscire ad accompagnare il consumatore a questa svolta userete soprattutto il web, perché la TV è riservata alla Cina e a un altro dei paesi emergenti. Ma come mai, insomma, in un'Italia in un che comunque continua ad essere padroneggiata no, dalla generalista crisi nonostante dei media, credete molto che invece il nuovo consumatore si fa, sarà maggiormente insomma coinvolto nel web? Ma noi riteniamo che il nostro target, cioè il consumatore che poi è in grado di scegliere la caldaia, sia più affine a mezzi tipo il web piuttosto che la stampa. Ovviamente tutto questo legato anche al budget che abbiamo. Diciamo. Quindi è stata una scelta legata al budget e all'affinità dei consumatori, dei, diciamo dei, degli utilizzatori dei media rispetto al nostro target di, di consumatori. Quindi non vedremo uno spot italiano? Non a breve, <ride> non a breve.